Il mare d'inverno, siamo a gennaio, vedete che bello, nonostante tutto c'è la Riviera del Conero, ci troviamo tra Fano e Marotta, siamo quasi a Marotta, siamo a Ponte Sasso, è bellissimo, stupendo, la gente fa avanti e indietro con varie tecniche, dal Nordic Walking alla camminata veloce, ma può essere pieno di insidie e chi può controllare tutto ciò che passa da queste parti? Ma nonostante tutto, ecco, vedete che c'è qualcuno che è in grado di garantire la sicurezza. Scusi, Bertinelli, è lei? Dica, che c'è? Che, c'è? Che fa sopra quel trespolo di questi periodi qua? Sto a controllare tutto qua. Lei controlla la riviera? Eh certo, tutta la riviera, qua è tutta roba mia, controlla tutto io qua. A gennaio è tutto suo qua. Ma vedi che c'è sta uno che sta a nuotare lì, un matto, io se si affoga lo devo salvare. Tutto qua è tutta roba mia. Ma di notte chi passa da queste parti di notte? Di notte è pieno, conosce le lucciole, è pieno di cose. Bertinelli, come si scalda qua? Io ho un focolare qua dietro, si mette la legna, vado a pigliare là al boschetto e mi faccio il fuoco. La salutiamo, il personaggio misterioso, lo trovate qui, in riva al mare, a gennaio, in pieno inverno, in maniche corte, solo lui, Bertinelli, non teme il freddo. È proprietario di tutto, della Riviera Adriatica, in pieno inverno. Infatti sei così diversa, come sei strana stasera. Ragione come se non fossi quello che sono. Per quanto tu mi resterai accanto, la risposta non la so. Primo fiore tu sei, che dolce inganno, ho bisogno di te, non sei sincero, senza te morrei. Siamo pronti in questo 2014, che è un bel 14, vedi che bello, guarda, sono sempre a rosa. Signora, oh, cocchi belli, buon anno a tutti. Buon anno, abbiamo roba. Iniziato la grande, sì. Con qui il coretto di Fano TV, il coretto del personaggio, visto misterioso, è comparso, sì, l'avevo fatto veda, perché ma chi ne sul giobecca sa che il peso è me, che il vede ben, capiscono quanto può pesare se puretto. Ancora resiste, vedi che è un falso grasso, è un falso grasso. Va bene, non esageriamo con gli aiuti, signora, perché la gente ha sudato per indovinarlo e quindi non possiamo. Quindi è giusto, sì. Ha durato un anno, tutto il 2013, ancora resiste nel 2014, un applauso per Tinelli. Aveva cominciato a novembre, tutto. Che ha mantenuto il segreto, signora. Certo, il segreto. Senta come applauso questo studio. Oh, ma è rimasto il cellulare, ma chi te lo ricorda? Che mi chiamate che vi posso rispondere. Non chiamate perché siamo non chiamatevi che non vi posso
si sponda. Ecco, allora signora, cellulare di ultima generazione. E beh, me l'ha regalato per Natale, Cle Trefiol. L'ho detto, e me fate le robe complicate, non ci capisco niente. Mi ci ha messo un giochino dentro, si chiama Quiz Duello. Il Quiz Duello, ha detto che c'è un giochino, l'ornella, ma mamma fa il giochino Duello, e fa sempre le risposte a tavola, l'unica roba che so io è a tavola. Ecco, senta signora, il Duello. Ma cos'è il Quiz Duello? E ma chi ne dentro il Quiz Duello? Ci sarà un'app, guardi, un'app. Anche tu c'hai la cos'è questa? Io ce l'ho più. E qua un portamonete, cos'è quello? No, Marianna, cos'è? Tu ce l'hai più grosso del mio, vedi che roba. Questo è un bel padellone. Ma senta, è un'app. Oddio, signor Benedetto, un'app. Sono una farsa magra invece io, ma che mi sono vestita di nera posa, perché ma chi proprio Strasburgo. Vedo, signora. Ho mangiato troppo, gozzovigli, e quanto ho mangiato. La lenta che ho mangiato, più la mangi, più te slenta la lenta. Anche io sera l'ho mangiata la lenta. Senta, ci vedono, ma ci fa chi c'ha qui sotto la lenta. Si vedono da tutto il mondo. Cos'è sta lenta? Non posso, lenta, cos'è sta lenta? La lenticchia, la lenta. Traduciamo la lenticchia. Ecco, per la Turchia. Disco porta bene, che porti per la Lettia e per la Turchia. Ciao Teresa. Ciao la Teresa che è a Istanbul. Sì, ce l'abbiamo dei contatti con tutti i paesi sparsi nel mondo. In Canada, a Istanbul. Saluta anche a mamma mia nipotla piccola, Mariangela, saluti. Dov'è? È alle Filippine. Ecco signori, qui vedi le è alle Filippine. Che ci guardava in diretta su Cormali, su quel cartoccio, ma lì quel YouTube, il computer. Ci guardava pensa, se torna avanti, quella si sveglia di notte per guardare Manu, ma sentite una cosa, anche lei questa fuga dei cervelli, perché stanno fuggendo i cervelli, quindi suo nipote è andata alle Filippine, è fuggita col cervello. Salmorose città. No, pensavo che la Mariangela. Gli italiani giovani stanno andando via, stanno fuggendo dall'Italia. Fan ben, ecco fan, ma chi? Ecco, anche Jeffrey è fuggito, è andato all'estero. Già, è Dogit lui, ma laggiù dall'altra parte del mare. È andato in Croazia, perché in Croazia, costa tra po' anche io vago. Ave salute, è l'ultima puntata per me. Dove io vago? Fa la terra per il cece, ma che l'ha giù domani. Mi schioppa qualcosa, mi prendo un accidente. No, volevo dire che una costola del San Costanzo Show. I due registi. Ma che Tornella, tu fai gli esercizi che ti fa bene. Vabbè, molto fa bene. Perché c'ho il pucce, ce l'ho, ma c'ho. Venga più in qua che si vede meglio. Mi vengono anche sotto a braccia tra un po'. Non so. Cammino come un scaricatore di porto. Ma si gonfia tutte le pucce, ma chi da dietro? Non lo so, ma c'è. Ma come c'è le pucce anche dietro? Sai? Guarda, una certa età, quando tu finisci tutta la tua fertilità è finita, ti comincia a vontà tutta la ciccia, dappertutto se non fai qualcosa. Tua macella. Senti signora, allora possiamo prendere la prima telefonata, poi parleremo di tutto il resto. Il 2014 è un anno che ci aspetta. È bello. Da guardare. Pronto, chiamiamo in linea. Pronto? Sì, pronto, buonasera. Buonasera, chi buonasera. Sei tu? Ah, sono Andrea da Pesaro. Andrea da Pesaro, da Pesaro, dalla provincia. C'è stati a Pesaro, anzi. Certo. C'è Gin, guarda ma chi Andrea, tu ci vieni a via da Pesaro, guarda. Sì. Il primo e il 2 febbraio siamo al Teatro Accademia di Pesaro. Se vuoi il Teatro Accademia, sì, ho sentito martedì, infatti. Bravo. Allora. Tu vieni a Veda, che ti diverti. Ci hai mai visto in teatro? Come? Ci hai mai visto in teatro? No, mai. Allora io in televisione quest'anno la prima volta. In teatro è tutta un'altra cosa, perché come matti abbiamo tutto il San Costanzo Show come prima cosa. E poi una risata tira l'altra, come quando uno va a vedere, come le caramelle, come la lenticchia, una cucchiarata tira l'altra. In TV uno ride da solo, invece lì, certo. Voglio dire, se ride in gruppo. Andrea Bell, co fai a Pesaro? Da dove ci chiami? Da che zona? Da Pantano. Da Pantano, alta o bassa, vecchia o no? Pantano vicino allo stadio, al campo sportivo. Pantano Media. Quindi tu sei un conterraneo del nostro personaggio misterioso. Potresti averlo visto. È di Pesaro? Certo. Di Bertinelli? È il Bertinelli di Pesaro, come no? Adesso io poi dopo. Ma non sta a Pesaro per il so che sta alla Meta Origlia, Bertinelli. Sta alla Meta Origlia, ma è natio di Pesaro. È cresciuto a Pesaro. È un cervello che ha fatto la fuga. A Fano ha passato il confine ed è venuto a Fano. C'ha il passaporto, è venuto a lui alla Meta Origlia. Ci vuole il passaporto? C'è la dogana al Foch. Ma cosa dici? Questa roba.
Sì, anche lei. Tu fai le domande. Sì. Cosa le chiedo? Vogliono sentire come c'hai la E, se c'hai la E stretta, dice no, allora tu sì, ci ripesano veramente. Se dici abbi pazienza e ripesano, no? A pazienza. E lui lo pesano doc. No, io sono di Cagli nativo, Cagli. Tu sei di Cagli. Ma che, un applauso a tutti gli amici di Cagli. Che non so se ci vedono, ma Cagli. Lui ha passato il fronte al furlo. Al furlo. Lui la dogana ha fatto la diga, dopo che è passato lui è crollato tutto il furlo. Adesso è vero. È vero. 50 metri di strada è crollato. Riesce a tornare a casa, sì, perché con questa frana. La vecchia galleria. Cagli. Senta signora, una cosa, tra l'altro, le volevo dire che lei a Pesaro. A Pesaro? Lei a Pesaro ha avuto un grande successo. Siamo andati giù in piazza a Pesaro, piazza del Popolo, e c'era un milione, due milioni, tre milioni. Alla festa dei bagnini. Alla festa dei bagnini c'erano 3 milioni di persone, è stato bellissimo. Ho stato la visita di Natale, lì è bella la piazza Pesaro, bell'albero di Natale. L'albero è il più bello di tutti, esatto, è il più bel che ho visto, perché tanto ho visto quel di Pesaro e quel di Fango si guardava da quanto era secco, porit. E tra l'altro, scusa, visto che sei qui, premiamo subito, quindi l'albero migliore che ha vinto, il miglior albero sul nostro sito dei Caccianasi, che ha avuto più premi, qual è stato? Quindi più mi piace qual è stato? Era quel di Pesaro. È l'albero di Pesaro! Guarda, applauso! Quello era un alberello. C'è i roscioli. Ha messo su questo bella da solo, l'ha issato da solo, i roscioli. Ma Marianna, qua è? Un bambino macione. Guglielmo Tell, qua è? Macione, ha tirato. Va bene. Allora, aspetta, Andrea, come fai tutta la vita? Io lavoravo alle poste, adesso sono stato prepensionato. Motivi di salute, ma è tutto a posto, sì? Sì. Giusto per avere la pensione, insomma. E che giusto per avere la pensione? Oddio, era meglio lavorare. Era meglio lavorare, sì, però nella disgrazia almeno c'hai la pensione tu. La a Pantano, come si chiama Pantano questo quartiere, signore? Perché una volta era tutto un pantano. È tutto sporco, infatti non c'è marciapiede a Pantano, non c'è. Viva Spesma di Rossi, e c'è il marciapiedi, quindi se piove sporchi. Esatto, qui, se piove, appena piove è tutto un pantano. E che dopo hanno fatto lo stadio, hanno fatto la bonifica, tutto il stadio, quando piove si riempie d'acqua. Bene. Allora, carissimo, sei pronto a sfidare il nostro tabellone? Provanga a giocare. Sei pronto? Il nostro tabellone, il nostro cricetone? Il cricetone. Sei pronto? Sì. Pronti, attenti? Musica! Venga a giocare. Allora, che porta scegli? Che porta scegli? Gioie. Porta gioie. Attenzione, porta gioie. Che parte il nostro super criceto ed è Rosina la prima che parte. Ha subito preso il formaggio! È subito signora! Evviva! Un 2014 fantastico! Ha vissuto! Dov'è sei? Andrea! Allora, caro Andri! Ci sono. Hai già vinto? Ha vissuto, beh, lui doppio sono da provincia. Ho vinto senza toccare. Hai vissuto? Grande Andri! Andrea, qua ha vinto? Allora, cosa hai vinto? Vediamo subito la nostra immagine. Un attimo, che cosa hai vinto? Una bella bottiglia di offerta dalle cantine Bucchini, azienda agricola. Bravissimo! Bravissimo, Andrea! Continuiamo le feste con quello. E continui a brindare, giusto? Esatto. A Pantano si festeggia, signora! Certo. Ma adesso, signora... Ma fa prendere un colpo, un stolzo da... Questo è corvo, vedi? È il falso grasso. È il falso grasso. Allora, buonasera. Come la trovo bene? Carissimo Daniele. Buonasera. No, veramente, io volevo iniziare vieni quest'anno. Vieni pure, mettiti giù. Dormiti, Poretti. Allora, tu sei di Pesaro, Robertinelli? Non pensa. Veramente, io sono nessuno è perfetto. Il personaggio misterioso, signora. Non si doveva dire, però, vabbè, ormai l'abbiamo detto. Vabbè. Come si vive la vita da personaggio misterioso? Malamente, signore. Lui pensa, lui è 2 mesi e mezzo che mangia più niente perché il pesa da essa quelle a Natale
ha mangiato niente e non ne può più. Infatti spero che indovinino, perché almeno andrà a mangiare. Ma sì, devo dire che sta soffrendo, ecco, veramente. È arrivato uno sgabelletto. Ma se no sta bene così, sta bene per Tinelli. Ma dopo la gente non capisce quanto pesa queste porette. Ma alzerò in piedi infatti adesso. La fermano per strada? Come succede? Cosa ma no, non mi fermano per strada, però qualcuno ogni tanto dice: ma quanto pesi? Quanto pesi? Comincia E quanto è alto, signora? Quanto è alto? Ah, non lo so, a quel modo sarà 1,10 m. No, non lo so. Allora Andrea, sei pronto a indovinare quanto è alto? Posso alzarmi in piedi? Certo, fatti vedere meglio. Allora, Bertinelli è alto 1,85 m. Poi, e ci siamo. E il girovita? Il girovita 94. E ci attenzione, siamo. Potremmo venire a Pantano? Pesa, e ci siamo. Allora, il peso, però tocca vedere prima o dopo Natale, direi. No, è sempre quello. Non ha mangiato niente, non ha mangiato niente. Quando l'avevamo pesata... Dieta no, ferrea, tutta Natale. A metà novembre c'aveva che il peso e quella aveva stabilito. Dopo, pronti? Il peso, dico, 91 kg. 91,1, 91,2, 91,3. Mannaggia! Bertinelli! È perché la TV ingrassa, gente, la TV ingrassa. Vieni, Bertinelli, allora... dai, vi do un aiutino, ve lo dag. Bertinelli, no, signora, no, se non tiene aiuto. Pesa, il peso di Bertinelli è tra i 60 e i 100 kg. E non aiuti, signora! È un numero del mezzo. Ciao Andrea, vabbè, niente. Andrea, comunque hai vinto la bottiglia di vin, mai da niente. Grazie. Ciao Andrea, ciao. Bacione a tutta Pesaro. Informatevi a Pesaro, perché Bertinelli ha i parenti a Pesaro. Potete chiedere ai parenti, ma gli istituti non parlano. Dove stanno i parenti tuoi a Pesaro? Dove stanno? È vicino a Pantano. Lì, dove? E cos'è? Ma lì Laguna? Adesso, cos'è? No. Cos'è? Sai che c'è? No, nella zona. Il quartiere della Lecca, insomma. Sì, più o meno. Più la Lecca. Vabbè. Onestamente, volevo mantenere un po' di. Ma che risse? Sì. Cazzanasi, anche lui. Non sei Cazzanasi, tu. Va bene, salutiamo Bertinelli. Grazie, Bertinelli. Ci vediamo dopo per il prossimo concorrente. Vado a prendere posizione in mezzo al nostro pubblico, oltre 300 persone. Quindi, quanti ne hanno preso? Ne indovinato? Allora, Pinchang, ma chi sono questi braccialetti? Mi tira tutti. Pronto, pronto, abbiamo Zellino la prossima per qualche altro. Pronto. Non pronto, è possibile. Pronto. Che ore è? Pronto? Sì, è tardi. Pronto? Ecco, vedi? Chi è? Già giocare non sa fa niente? Certo, chi è? Chi è in linea? Chi sei? Pronto? Serena. Serena, io ero Serena. Serena come un cielo blu, il resto non contava niente. Serena, io e te, era una canzone da Gilda Giuliani. Serena, la 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 la. Solo lei sa a memoria tutte le canzoni d'Italia. Serena cantava Gilda Giuliani, era un Sanremo di primi anni 70, mi ricordo, era incinta quella volta quella. Serena, vede, abbiamo Serena, da dove ci chiami? Serena bella. Fenile, sono del Fenile. Sei del Fenile. Fenile. E dove stai tu? A Fenile alta o Fenile bassa? Dove stai? Io sto a Fenile molto molto alta, un po' più in campagna. Un po' più in campagna. Che bello, ma dove sei? Verso Sant'Andrea? Prelato. Ma il Prelato non è il Fenile. È Monte Giove, cos'è? È il lato del Fenile stai tu, eh? Sì. Ah, sono contenta. Non vogliono dare le indicazioni, lei non vada a vedere anche la via. La gente vuole un po' di privacy. C'era una volta il boschetto, il ristorante? Addirittura. Tu ti ricordi il ristorante del boschetto? È svenuta. Serena. Il ristorante del boschetto. Manda ma bat, ma manta. Si ricorda nel ristorante del boschetto? Oddio, io un anno che sto qui. Prima stavo al porto vicino al bar del porto. Vicino al bar del porto. Tu pensa, vicino al bar... Ho capito chi è questa! Signora, stia calma! Questa signori, la caccia NASA ha colpito ancora! Chi è questa? Questa abitava vicino a Mineput, nel Residence Il Porto, giusto? L'ho conosciuta dalla voce, ma sta matta! Bella, Serena! Ma è stupenda! L'arcord! Anche conosce tutti quelli che abitano qua, vicino? Io va da mia nipota a badal fiulin, ho capito! E me la ricorda la Serena! Ma lei suona i campanelli! Allora, Serena, tu c'hai due fiori! Si invergogna? Sì! E vedi? Elia! Elia, c'hai due fiori tu, Serena! Non ci crede manco lei! Stavi a Residence Il Porto! Serena, puoi io dirlo? Io so caccianasa, una mucchia. Rispondi, sì o no? Puoi rispondere? Ma non ho capito. Senti, tu abitavi a Residence Il Porto, tra le case di palazzetti?
Anche chi l'ha fatto? Sì, ovviamente. Mamma mia, che memoria! Voi perché sono matta, ma mi ricordo le robe. Devi sapere, se la signora Rosa, quando gira per strada, suona i campanelli. Chi abita ma qui, chi non abita, fare domande. Signora, anche lei. Tanti, sì. Mi ricordo. Adesso stai a Fenile, ha fatto un bel cambiamento. Ecco, adesso sto qua su. Persa. Beh, c'è un po' di verde. Dove sta mei? Ma lì o me la giù? Al porto o giù al Fenile? Dove stai mei? Serena. Allora, il Fenile è bello perché c'è la campagna, però la praticità del porto non c'è paragone. Se aveva bisogno di un sgombro, giva al porto e prendeva. Voleva andare a fare un tuffo, andava a fare un tuffo. Un tuffo in tel porto non gli consiglia, me a tuffarsi in un canaletto ma lì al Fenile. Anche il lido di fianco. Serena, allora attenzione, possiamo dire. L'ho cruso da la voce, pensa. Ma lei proprio veramente. Aveva una bella voce squillante, ce l'ha ancora. Ma forse perché mi sentivi urlare. Cos'è che hai detto? Qua dite, non capite. Serena, dai, ce la puoi fare. Perché mi sentivi urlare, forse mi riconosci. Non capite. Perché tu l'ha sentito urlare, l'hai sentita, perché lei urla. Ma mi fiulisce, sgaggia sempre. Anche al porto è famosa. Al porto è famoso, no? Che si sgaggia, non lo so, il porto ecco è c'entra. Famoso. È un quartiere bello popolare, popoloso, ma va bene. Allora, ci conoscono tutti. Cara Serena. Saluto tutti quelli del porto, perché spesso mala giù, ma Lavanda, ma Livana, ma la Tiziana che è il compleanno sua, la Tiziana lì è bella. Va bene, è un posto. Ma tutti. Posso... Ma la Federica che stava giù il porto adesso non c'è più, manca lì. Ciao Federica bella, ma il Fiol, ma Rodrigo, ma tutti. Basta, saluto. Allora signora, basta. Ma quelli del bar del conto, ma tutti. Tutti quanti, sono sempre mal giù perché. Va bene, salutiamo tutto il porto. Sono sempre mal giù perché. Tutta via della Marina a sto punto, visto che ci siamo anche. Via Rosetti, via della Marina, tutta. Via Cavuzzi del Mare, che tutta, poi qua c'è via Nazario Sauro. Tutte le facciamo, via tutti. Gentile da Fabriano, via Gentile da Fabriano. Tutti gli abitanti tutti. Del quartiere, va bene? Di Fano, di Pesaro e delle Marche, va bene, pronti? Allora. Carissima Serena, sei pronta a sfidare il nostro grande cricetone? E sarà mei, va là. Sì. Allora, ho perso la Serena che stava giù in porta del Salvini. Serena, guarda, guarda te che roba. Con te facciamo la doppia sfida. Puoi scegliere due porte e partiranno due criceti, Lalla e Rosina. Cosa scegli? Lalla e Rosina. Cosa scegli? Due porte, vai. Davide. Che Davide? Chi è Davide? Davide, cosa scegli, Amanta? pronto? Serena, che porta? Davide. Cos'è Davide? Serena, che porta scegli? Serena? Davide Rosina? Sì, no, ho capito, io vuoi sapere che porte scegli, porta chiave, no, tu devi scegliere una porta, porta chiave, porta gioia, porta cenere, da che parte le puoi uscire? Dimmi. Porta chiavi. Porta chiavi. Ti faccio partire anche l'altro, quale altra porta scegli? Che altra porta scegli? Porta... Facile, cenere. Porta cenere, attenzione, sono pronti, Lalla e Rosina, vediamo chi esce per primo, via! Ma cosa devo fare? Sono tutti partiti! Mandi dentro. Ecco, uscito, mamma non mamma! Mamma non mamma, è uscito per prima Rosina! Ecco. Mamma o non mamma! Cosa riesco a roba? Pronti, signora! Mamma siamo al mamma o non mamma, ecco qua! Vai, sta roba! Per cucinare i fegatelli? Cosa fa? Oh, signor Benedetto. Una piccola lezione di botanica. Di cosa si tratta, signora? Prego. Questa è cosa? L'alloro. L'alloro, si sente la profumo? Si sente stato fegatelle. Ecco. O delle lenticchie, se mette anche l'altra lenticchia. Tante che roba. Serena. Da cosa partiamo, Serena? Mamma o non mamma? Mamma. Mamma, vada, diciamo, signora. Pronti? Mamma. Non mamma. Un po' di musica di sottofondo, un po' di mamma. C'è un po' di suspense. Mamma. Suspense. Non mamma. Ecco. Mamma. Attenzione. Non mamma. Non mamma. Mamma. Non mamma. Siamo quasi. Mamma. Non mamma. E mamma. E mamma. I don't care. Grazie. Come fai? I'm in the Milky Way. You want me down on quella balanza non ti dà. Venga. Balla pure. Allora, carissima. Oh, signor, perdi qui. Pronti, siamo pronti. Siamo carichissimi. Ancora, ma chi perce dall'ultimo danno? Ebbene sì. Ancora il Bertinelli è qui in piedi con noi, cara Serena. Allora, Serena bella.
Quanto alto? Quanto pesa? Aspetta, è... prima tocca di qua vinto, Serena. Ah, vinto, Serena, hai vai. Vinto una bottiglia di vino offerta dall'azienda agricola Bucchini, ecco, è passata adesso. Allora, Serena. Grazie mille. Prego ancora, El. Vai, Serena, altezza. Serena, tu hai da indovinare le misure da Bertinelli. Allora, 1,85. 1,85 siamo, d'altezza. Segno. Segna. Giro... 94. 94. Quanto pesa ste porette? 80. 81, 82, 83. C'è? Non c'è! No! No, Serena! Grazie Bertinelli! Grazie, non Bertinelli. Solo tu, grazie no. Bertinelli! Allora, carissima! Niente! Non ci siamo! Però dai, prima o poi la farin! Serena bella! Va bene, grazie mille! Posso salutare? A voglia! No, vai! Allora, saluto! Faccio in bocca al lupo a mia sorella per domani! Sì! Perché, co fa? Co fa? No, però è una cosa di lavoro. Tu ce l'hai da di perché noi ci incagionare. Poi saluti i miei figli. I tuoi figli, Davide, Celle, Riccardo, no. Alessandro, sì, ecco, mio marito. Certo. Tutte le mie nipoti, Martina, Matilde, Sofia. E una Mariana, quasi. Oh, e tutti quelli che mi conoscono. Perfetto. Va bene. Tutti quelli che conoscono la Serena che prima stava al porto tuo al fenile, salutatela a tutti. Ciao a tutti. Ciao, ciao Serena. Bella. Ciao signora, siamo ciao. Pronti. Ciao Serena. Ciao bella, ciao. Serena, ma guarda che roba, ma chi va roba? Allora signora, guardi. Tu vuoi, ma chi fai fegatelli? Questo porto via tutti. Le volevo dire questo, che è successo. Ma la loro quando è ora è. Senta signora, allora il è interessato a sapere le sue figlie, il capodanno. Aspetta, cos'è questo? Cosa è successo? Cosa fa? Oh, aspetta. I messaggi mi va a leggere. No, c'ho il quiz duello. Duello. Quiz duello. È due. Duello, non so, duello. È duello, che duello? Duello. Duello, duello. Prova ancora. Ritenta, sarai più fortunato. Ma mica si metterà a fare il quiz adesso. E cosa? Il quiz duello. C'è la gente che ci aspetta. Allora, signora, le sue figlie, il capodanno, dove l'hanno passato? Se volete giocare con me al quiz duello 2865 MP avete da cercare. Ma signora, 2865 ma potrà, MP. Ma lo potrei giocare duello qui adesso su. Allora, signora, allora le sue figlie dove hanno passato il capodanno? E me l'ha fatto l'ornella, mi ha detto mamma tu metti 2865 MP. Signora, ero curioso, ripeto, dove hanno fatto il capodanno? 2865 MP. Basta, adesso arriveranno i sono cercati dopo Vladag la possibilità di giocare a duello. Non alluda. Allora, le sue figlie. Fatte? Le sue figlie. Le mie figlie, Antonella. Il capodanno, dove l'hanno fatto? Mammacella, allora. L'ornella è stata a casa, poretta, perché ce ne stava tan ben. C'ha avuto l'influenza, girava l'influenza, raffreddore, sì, febbre, sì, così. Le placche. Le placche, le placche, ce ne parecchie di placche in giro. Io c'ho tutto placcata, non c'ho niente. È tutto un placamento. Va bene, soprassediamo. Quindi se vieni a rubare a casa mia non c'è trovato niente, è tutto un placamento. Do massiccio non c'è niente. Avvertiti. Invece la seconda figlia che si chiama? La Donatella e l'Antonella. Dove sono andate? Dove sono loro andate? Fanno la stagione. La stagione, dove la fanno la finalmente stagione? Finalmente vanno a lavorare. Sul montagna, Angit, fanno la stagione. In montagna? Sì. Gli alberghi, in albergo quindi praticamente, no? Sì. Erano in albergo, quindi erano fisse? No, loro la stagione la fanno le piste, perché le usano tutto per... Quando nevica, quando serve per spianare le piste, usa ma l'Antonella e ma la Donatella perché è un bel grosso. Fanno lo spianamento delle piste. Perché qui c'è il gatto che le fa. No, ci vengono i ciambotti. Le ciambotte delle nevi. È veramente, vedo, fa ridere, poi le pagano quindi le, fate, le fanno rotolare, sì, rotolare una loro... fa rotolare ma l'altra a turno. E per esempio quando si faceva da ragazzi lo pisto per giocare alle palline, certo, sabbia, certo. Una tira ma l'altra, sa che il culone che c'hanno fanno tutto il pisto. Senta, signora, quindi e perché... non volendo, pur ne sai cosa successo, non volendo, l'Antonella attirava ma la Donatella, sì, che non si era stretta i monbuzz, presenti i monbuzz con i salpiedi, chi orsi che si mettono in tipiedi, gli ho sguilato i monbuzz, l'altra gli è partita e ha preso ma un'altra ciambotta. Chi è l'altra ciambotta? Chi girava la ciambotta? Ma un'altra ciambotta che girava gli sci, porette. Ma chi è ciambotta? Italiana? Ma una tedesca, non capito. Una tedesca. È un turista. Mi ha spaccato il bacino, pensa tu, che botta. Alla fine abbiamo scoperto che era una che c'entrava, che importante, cosa penno? Il bacino, signora, scusi, la Merkel. Ho notizie sui giornali. No, questa si chiamava Angela. No, non si chiamava. La Merkel, notizia. Si è rotto il bacino, signora.
Alla è la Merkel che si è rotta il bacino. Ecco la Merkel, la si chiama. È anche la Merkel si chiama. Non si è rotta il bacino, l'ha rotta, la Donatella l'ha rotta. La Donatella l'ha rotta. Signora, non, non lo dica in giro, sono qui, arriva l'ambasciata. L'ambasciata ci è può... stata mia fiola, la Donatella, mi pazienza, Angioletta. Non è niente. Ci scusiamo ufficialmente con lo Stato tedesco, perché voglio dire, è stato un disguido. Sì, sì. Il continuate a venire nelle nostre spiagge lo stesso, anche se va bene copatma la capota. Un saluto ad Angela e gli auguriamo un buon... Rimettiti presto. Un buon, allora, pronto, chi abbiamo in linea? Pronto? Chi è? Pronto? Pronto. Pronto, sì, tu, non ricordo, fammi fa pace con te. È una canzone neomelodica napoletana. Che bello, che bello. Tra l'altro, stiamo lanciando un nuovo tipo di concorso. Chi vuole può venire qui ai Caccianasi. Ecco fa. E invece di cantare sotto la doccia, può cantare ai Caccianasi. Signora, questa è nuova. Chi vuole? Volete venire a cantare ai Caccianasi? Basta che... Ecco, vi vestite dopo essere cantato sotto la doccia, venite qui e cantate per tutti quanti. Non c'è nessuno che gioca al quiz duello. Metta via 2865 LP. Metta via, allora, ma si potrà? C'è la gente che aspetta un suo commento. Lei gioca a quiz duello, al ma quiz si potrà? Duello su quiz duello. Pronto, chi abbiamo in linea? Chi sei? Buonasera. Buonasera. Sono Corrado. Corrado! Ma che bel nome! Sono Corrado, l'ho detto anche bene. Buonasera, sono Corrado. Ecco, ma da di buonasera, sono Gian Antonio e Corrado. Buonasera. Corrado, da dove ci chiami? Allora, io chiamo da San Costanzo. No, un applauso, un applauso di San Costanzo. Aspetta. Che tra l'altro, signora, quest'anno sembra che verrà, riceveremo la cittadinanza onoraria. Sembra, non si sa. Forse. Ma io sono cittadina di San Costanzo dalla nascita. Ho capito, lei ma tutto il San Costanzo show, capito? Capito. Lei lo so, tu, Corrado, ci cambi da San Costanzo. Pronto. Senti, tu ci vai il 15 al pranzo del patrono? Perché c'è il 15 al patrono? Come? Il 15 ci vai al pranzo del patrono di San Costanzo? No. E allora? No, non ce l'ha. Scusa, e il 15 se festeggia il patrono di San Costanzo, c'è la messa salvescovo. Io sono un fan vostro. Sono un fan, che? Perché seguo dappertutto. Al teatro di San Costanzo, dappertutto. Vabbè. Sono venuto a vedervi proprio San Costanzo. Verrai, mi segui anche a casa, no? Sei un bel omne? No. Sei un bel uomo? Sei un bel uomo? Non so, adesso questo qui bisogna dirlo alla mia morosa che ce l'ho qui vicino, sono bello. Quindi non sei sposato ancora? No, ancora no. Sono ragazzino, ragazzino di 52 fiori. Anni. Cosa hai tu? Sono ragazzino di 52 anni. Sono fiolino ancora. Allora senti, tu piace le belle ragazze grosse? Io ho tre pancotte, l'Antonella, la Donatella e l'Ornella, non le vanno giù. Ma c'ha già la fidanzata, lasci stare. Ma allora ne è geloso. L'Ornella. L'Ornella non è male, no, scherzo. Tua morosa com'è, carne? Pronto, Corrado? Sì. Tua morosa è bella? Sì, molto, moltissimo. Allora non c'è speranza se le filmia niente. No, abbassa la televisione. Corrado, abbassa la televisione. Abbassa, sì. La televisione, abbassa la tua radio, per favore. Corrado, se vuoi sentire i passi. Senti, io sento un accento strano. Corrado, sei proprio di San Costanzo? San Costanzo, sì. Nato... Io praticamente sono a casa della mia donna, che io vedo il mare e il Monte Schiantello. Il Monte Schiantello, un applauso, una vista fantastica. È il mare, ma dove stai tu, dai carabinieri, dove stai? No. Alle medie, non c'è le scuole? Non c'è la palestra? No, i carabinieri stanno in cima alla Salitella, io sto da un'altra parte, comunque vabbè. Quindi tutti i giorni fai... Vicino a Pedinelli, via. Bene, ok, quindi tu fai osservazioni. Sì, ma non capisci niente. Ha detto che sta vicino tra San Costanzo e la discarica di Monte Schiantello. Stai bene. Quindi fai osservazione anche degli uccelli tutti i giorni, vedi anche, fai l'osservazione. Dopo! Cioè, i gabbiani, la discarica ci sono i gabbiani. Ah, i gabbiani, certo. Farà un'osservazione ornitologica, come si chiama? Cosa? Guarda i gabbiani, insomma. Carissimo Corrado, sei pronto a sfidare il nostro tabellone? Sì, il nostro problema. Aspetta, io voglio sapere tu, ma non so più niente. Ma cosa vuoi sapere? Corrado, come fai tu? Lavori? Sì. Come fai da belle? Faccio il dire, faccio rappresentante di apparecchiature nautiche.
Attrezzature nautiche. Capito, rappresentate le attrezzature nautiche. Del candapesca, che attrezzature? No, no. Dei motori? No, strumenti elettronici. Infatti adesso la crisi non c'è per niente, sto morendo di fame perché non si vende niente. Ah, che giusto, le navi. Adesso c'è un vantel barchette. Adesso faranno anche una statua nelle allora barche. Tu cominci a vendere le pin. Almeno la gente, scherzo, la gente va più in barca, tu fai le pin, le maschere, qualcosa. Infatti, no, magari se fanno la strada... I salvagenti. No, volevo dire, signora, che se fanno la strada delle barche, magari si riattiva, capito, le barche, invece andare per nave, passano nella strada delle barche avanti e indietro. E allora è me che intanto fanno la strada. Ecco, ecco perché non mettono a posto le bughe, perché fanno la strada di Poretto. Ecco. La strada delle barche, quando c'è i soldi, quando va bene, va tan malamente, fanno la strada di Poretto, che loro vanno in le bughe, certo. Capito. Senti, se oggi siamo veramente nella fantascienza pura, allora carissimo, Corrado, posso farlo giocare? E fa conto possiamo, fa pronto conto Corrado, attenzione, sfidiamo i nostri giocanza crescenti. Corradin, vai giocanza, okay. Corradin, allora Corrado, sì. Quale, ti faccio giocare sempre con due criceti, quale porte scegli? Ma fa un gioco, allora, che fa confusione, metne uno, cioè, porta pacchi, ma ci siamo, porta pacchi e porta gioie, attenzione, si sfidano Lalla e Rosina, vediamo chi vince. Attenzione, Rosina, il principe poca dietro in qualche posto, in forma, Lalla la vedo un po' proprio più lentina, attenzione, Lalla, Rosina è uscita dal formaggio, non si può, è già uscito prima, Rosina non può uscire dal formaggio, attenzione, Rosina la vedo comunque più in forma, è uscita Rosina, sì, dalla banca, la e banca. Quindi, cosa fa? Quando si esce dalla banca, c'è un cantatuo, carissimo. Tu però mi hai da spiegare una roba, mi dici perché se un vanta la banca c'è il cantatu, come canta dalla disperazione che c'ha più un baocco? Forse si canta che ti passa, non lo so. Ah, canta che ti passa la miseria, ho capito. Allora, carissimo Corrado, sei tu a inaugurare oggi il cantatu, canta ai caccianasi invece che sotto la doccia. E cosa canta questo adesso? Cosa ci canti? Fai tu, canta quello come che ti pare. Canta tu, avrà da cantare qualcosa che dice no. Ah sì? Certo. Allora lei cosa ti vuole far cantare? Allora io voglio, se mi canta con le parole tutte, l'inno nazionale del Burkina Faso. No, va bene, facciamo un altro inno, prego signora. L'inno di San Costanzo. Non c'è niente. San Costanzo un paesello, com'è l'inno? Non c'è. Allora, carissimo. Faccio canta. Corrado, fai tu, a scelta, cantaci qualcosa, basta che sei, le parole sono precise, non ti inventare niente. Ti viene intonatissimo. Sì, ma non una canzone intera. Però. Un pezzetto. Ah, un pezzetto, vai Corrado, pronti, via. Ma hai da cantare una serenata. Attenzione, 1, 2, 3, Corrado. Allora, Ci sei? Sì, adesso non mi viene. Hai raccolto le idee, sono facili, ce lo so. Tu, no. Fatti suggerire da chi c'hai di fianco, pronto Corrado? Tumorosa. Vado Corrado, ti do il via. Che fai? I canti mai, ma Tumorosa la sogni e basta. Canta. Che la sogni? Invece... Adesso non me ne viene nessuna, è un problema. Corrado, una canzoncina, una pubblicità. Non cerco lo so. L'estate tutto l'anno. E poi come continua? Niente. Corrado, non ce la fai? Cerco l'estate tutto l'anno, come continua la canzone? Quale? E Corrado, allora, la signora Rosa canta, la signora Rosa canta una canzone. Corrado è gitto in pupa proprio, non capisco più niente. La signora Rosa ora inizia a cantare una canzone. Azzurro di pomeriggio, croce azzurro, vai? Basta. Mi suona il telefono qua addirittura. Corrado, se veramente... A posto. Vabbè, bravo, a posto, va bene, dai, va bene, te la diamo buona, dai. Mamma, che fatica, Corrado. Le barche vanno tutto a fondo. Oddio, che fatica, che fatica. Veramente difficile, ma Corrado se l'ha fatta, almeno ha cantato. Allora, Corradino Belle. Che cosa vince? Ha vinto una bottiglia di vino offerta dalle cos'è, ma l'azienda agricola di Bucchini. Bucchini. Senti, bel Corradin. Ecco, si sistema Bertinelli. Ecco, Bertinelli, metta seda.
Allora, tocca indovinare le misure delle Steporette. E speriamo che sia la volta buona. Perché signora, si stufa tu. Beh, insomma, io pensavo che con la chiusura del 2013 si chiudesse anche, vedi, no? L'indovinamento, diciamo, ma delle non misure. È semplice. Dovresti arrivare che è 2015, non si sa mai. Tu devi, non devi tacere. Peso, altezza e giro vita. Io ho mantenuto assolutamente riservo, però, perfetto. Daniele. Corrado, sì. Sentiamo Corrado. Sentiamo Corrado, vieni incontro, per favore. Allora, Corrado. Attenzione. Fisico quasi uguale al mio. Adesso proviamo a dare i dati. Quanto è alt? C'è 1,85. Ok, segno. Il girovita? Girovita 94. 94. Quanto pesa? 3 kg meno di me, quindi 89. 89? 89,1, 89,2, 89. No! Niente! Niente, manco 89! Per me è il. Non c'è niente da fare, signora. Ci rincontreremo. Ci rincontreremo, che bello. Io sono contento. Allora, carissimo, guarda, niente. Io non so cosa dire. Bertinelli è venuto qui perché era. Dice, io ho bisogno di. No, di... me la sentivo, Daniele. Questa sera mi indovinano. Questa sera mi indovinano. Allora, volevo essere comunque presente. Comunque, ti ricordo che il suo peso è sempre tra i 60 e i 100 kg. Va bene. Comunque prima una ragazza ci è andata molto vicino. Va bene, non cominciamo. Allora salutiamo Corrado. Ciao Bel. Ciao Corrado. Salutiamo, vi ricordiamo che la prossima puntata sarà martedì. Alle 8:15. Jeffrey, come ho detto, non c'è stata una fuga di cervelli del San Costanzo Show. Certo. Abbiamo i due registi, Paola Galassi e Oscar Genovese, insieme a Jeffrey, certo, e insieme alla nostra scenografa Rosy, in trasferta a Fiume per una grande produzione con Italo Calvino, il barone rampante. Sì. E quindi. Fatti un saluto a Italo, c'è lui proprio presente. C'è lui, Calvino. Da un pezzo. Allora. E quindi vi ricordiamo. Martedì, io non ci sono martedì. Martedì avremo una sorpresa. Perché è il compleanno della moglie di mio nipote Patrizia e allora festeggiamo. Auguri Patrizia, e vi salutiamo e vi ricordiamo che quattro Dan. Ecco, l'1 e 2 febbraio signora saremo a Pesaro al Teatro Accademia per tutti i pesaresi, quindi Cristian anche tu e tutti i tuoi parenti. Non mancheremo. Accademia. Assolutamente. Ci va aspettando l'1 e il 2 febbraio. Oggi le coniche si replicano al weekend gastronomico e ora vi salutiamo con un video. Lasciamo l'ultimo video, vi salutiamo e la regia ve lo manda su e a martedì. Ciao a tutti. Ciao belli. Dovete indovinare il personaggio misterioso, lo dovete indovinare. 28 65 lo dovete MP. Indovinare. Accidenti, Cristian Bertinelli. Com'è? Il vero dubbio è come Bertinelli possa scaldarsi qua tutto l'inverno. Il vento c'è, il salvataggio come garantisce. Ecco, abbiamo capito come Bertinelli riesce a garantire. Vedete come scalda gli arti, tutto il giorno va avanti e indietro, potete passare qui e vedere quanto è alto, quanto pesa Bertinelli. Salvataggio, è lui che garantisce la costa adriatica.